Ma Belluno sicuramente è la città, insomma, natale, la città che ho vissuto per anni e la conosco abbastanza bene e è sicuramente ancora una città dove si vive bene, un'isola felice, però inizialmente, anche negli ultimi decenni, sicuramente qualche problematica in più degli anni precedenti sicuramente si riscontrava, quindi sicuramente il discorso del lavoro, i giovani che insomma non trovano nella nostra così comune provincia magari sempre l'offerta alla domanda che loro vorrebbero e quindi ecco, cambiamento ecco, anche della società. Quindi problematiche individuate ma magari non approfondite perché in quanto cittadino insomma non c'erano così solo pensieri, ma non cose concrete da impegnarsi, ecco. Ed è stato proprio questo, ecco, l'amore per la mia città, la condivisione di focalizzare questi problemi e altri con alcuni amici e poi decidere, ecco, di mettersi a disposizione. Ma soprattutto la nostra volontà è quella di aprire un dialogo, perché io credo che in questi anni ci sia ben poco dialogo e quindi la gente ha bisogno, soprattutto anche dopo 2 anni di Covid, dove siamo stati nelle nostre case, siamo stati lontani, ecco, il dialogo ce n'è bisogno in tutti i livelli. Ecco, dal punto di vista dei progetti, delle infrastrutture, specialmente quali sono, le più rilevanti che avete già messo a calendario, già messo in progetto? Ma qui abbiamo un comune che, per fortuna, dico, l'amministrazione precedente ha fatto tutto l'iter, ecco, per essere presente nei fondi di PNRR e Rigenerazione Urbana 2. Quindi abbiamo ben 13 interventi da fare, ecco, sulle strutture comunali, da scuole, da ambienti, da vecchi palazzi, da riqualificazione di ex caserma dei Vigili del Fuoco, che è un intervento veramente importante per poter poi dare una collocazione migliore magari a alcune aree anche del comunali e esterne, anche associazionismo per dare una casa. Quindi è un intervento veramente importante. Però questo ecco, ci porta da una parte a essere contenti, perché comunque porta sicuramente una volta messi in atto questi problemi a cambiare anche il volto di Belluno, quindi tanti edifici magari in disuso e magari anche fatiscenti possono ridiventare, avere splendore e quant'altro. Quindi questo è un iter che va avanti che porta ecco, a mettere sotto pressione sicuramente la macchina comunale, perché 13 progetti con scadenza a 26 non è sicuramente una cosa semplice da portare avanti. Dal punto di vista dell'aspetto demografico, la città come è messa? Ma tutta la provincia soffre questo aspetto perché insomma le persone, è inutile dirlo, continuano ecco, a avere questo trend di diminuzione di abitanti. Belluno in quanto città è quella che soffre un po' meno a numeri meno significativi, però se guardiamo a livello di provincia, che insomma questo sia l'aspetto che noi dobbiamo così verificare, il calo è costante e non è un bell'indice perché io dico. Se i giovani sicuramente per trovare una possibilità di sviluppare le proprie idee, di esprimere il proprio potenziale vanno fuori Belluno, non è un gran segno, perché noi dobbiamo, attraverso innovazione o coinvolgimento stesso dei giovani, trovare la possibilità di farli almeno rimanere, almeno per fermare questo trend, perché alla fine qui nella nostra provincia possiamo dire che la qualità della vita è veramente eccellente rispetto a altre zone. Quindi io credo che tra questa leva, le loro competenze e anche strategie politiche dobbiamo cercare almeno ecco, di rallentare ecco, questo trend. Questo sarebbe già un grande obiettivo. I giovani sono chi è attratto ecco, da università, quindi lo studio, che Belluno purtroppo non è ancora una città universitaria, ha solo ecco, questo inizio con la LIUIS, quindi su un progetto ecco, fra Comune e l'associazione Confindustria, che ha portato ecco, questo inizio di portare all'università. Ecco, noi dovremmo rafforzare questo per dare un'opportunità ai nostri di fermarsi, ma soprattutto di che sia appetibile anche da giovani che arrivino da fuori per portare ecco, questo indotto sulla nostra città e soprattutto l'idea è quella di puntare su indirizzi che poi possono essere sfruttati anche dall'industria e dell'indotto sulla nostra provincia. Quindi
è un lavoro che abbiamo già iniziato, ecco, a portare avanti e spero che negli anni prossimi possa, ecco, dare ulteriori possibilità ai nostri giovani. Come ultima domanda, per lei personalmente è stato molto importante lo sport, può esserlo anche per questa città, mi riferisco ovviamente alle Olimpiadi. Sicuramente lo sport in tutti i livelli sicuramente è un fattore che porta comunque delle positività, porta dei valori, porta a crescere i ragazzi in maniera più sana, ecco, con una mente più sana, e magari rimangono anche lontane da tante tentazioni che questa società purtroppo offre. Quindi dall'attività di base noi cerchiamo, ecco, di rafforzare e essere vicini alle associazioni, ma come anche strutture. Adesso stiamo proprio a gennaio mettendo in atto una progettazione di una nuova palestra di 1300 metri quadri per dare la possibilità anche a queste associazioni di creare più indotto, ecco, a questi giovani. E poi più su che si va sicuramente per arrivare a questi eventi, ecco, grandi, unici al mondo, che sono le Olimpiadi, le Paralimpiadi, che abbiamo la fortuna che sono e verranno svolte nel nostro territorio, non possiamo, ecco, come comune capoluogo, ma io oserei dire anche come tutti gli altri comuni della provincia, perché siamo i primi portatori di interessi, quindi dobbiamo collaborare, dobbiamo cercare di far passare qui anche qualche evento precedente alle Olimpiadi e le Paralimpiadi. Non è che si possano spostare le sedi delle gare olimpiche o paralimpiche, però coordinarsi, lavorare insieme per portare nella provincia indotto gli anni precedenti o in prossimità delle gare olimpiche e paralimpiche, ecco, io credo che questo sia un tavolo che abbiamo già aperto, ecco, con la fondazione, e cerchiamo, ecco, di portarlo avanti.